Questo discorso è dedicato a tutti voi, sì, a voi che mi siete stati di supporto in questi mesi, anzi, in questi anni, prima di raggiungere questo grande traguardo, i 1000 iscritti. I 1000 iscritti per un aspirante creator di YouTube è il primo step per la sua carriera, se così possiamo chiamarla. Sì, io la chiamo carriera, perché saper creare contenuti nel mondo di YouTube è secondo me un mestiere che probabilmente non tutti hanno nel cuore. Sì, parlo di cuore perché devi avere una grande passione che ti spinge a creare e creare sempre e creare. Ricordo poi che quando ho iniziato non avevo le idee molto chiare qui su YouTube. Volevo pubblicare e basta. Ma mi sono reso conto poi, vedendo le visualizzazioni, che ottenevo dei risultati molto scarsi e ci rimanevo male. Perché io giocavo, mi impegnavo, ma qualcosa non si muoveva. Nel corso di quei giorni ho capito che probabilmente dovevo scegliere un settore del gaming, quello che più mi rappresenta, e non uno qualsiasi, preso al primo gioco che mi prendeva. Analizzando il mio passato da militare nell'esercito italiano, ero molto preso dai giochi simulativi e tattici. Mi trasmettevano più o meno la stessa adrenalina che provavo quando ero sotto le armi. Allora ho pensato, perché non trasmettere questa passione e questa adrenalina magari a qualcuno che vuole questo tipo di contenuti? Così ho iniziato a buttare giù una sorta di scaletta con degli obiettivi del mio ipotetico canale YouTube Milsim. Sì, Milsim, questa parolina che ancora oggi è vista in modo sbagliato dal pubblico che gioca FPS tattici, ma che con il tempo, e spero tramite i miei video sul mio canale, capisca la vera parola di Milsim. Preso dalla voglia di portare questa disciplina nei giochi, ho deciso che il mio canale doveva puntare in questa direzione. Nel mio passato ho partecipato anche a corsi di difesa personale armata, ho studiato tecniche CQB, anche se molto basilari, lo ammetto, ma che ho ampliato grazie alla Brigata Corvinieri, una community che ho creato nel 2019 composta da persone che amano il Milsim. E anche grazie a loro che ad oggi ho un livello di conoscenza notevole nel settore. Ad oggi ho realizzato più di 420 video. Non vi nego che a volte ero stanco, tornato da lavoro, volevo riposare, ma la mia voglia era troppa. La mia determinazione mi spingeva a continuare anche dopo aver lavorato una giornata. Ho avuto molte difficoltà. Molte volte creavo contenuti per voi, anche con forti mal di testa e tutti quei dolori che si possono avere e possono subentrare dopo una giornata lavorativa stressante. Ma non ho mollato neanche un centimetro, anche perché vedevo che da parte vostra si iniziava a creare un bel gruppo che mi seguiva. Ad oggi, 24 dicembre 2021, ho raggiunto il mio primo traguardo. E non potete capire la mia felicità, soprattutto perché raggiungere ad oggi su YouTube questo traguardo, ragazzi, ve lo garantisco, non è affatto semplice. Signori, io ho voluto leggervi questo messaggio per voi, con tutti i buoni propositi per questo 2022. Con voi inizieremo a scalare, spero, vette sempre più alte e portare, spero, questo canale tra i più visti in Italia e nel mondo. Perché la simulazione militare è una passione che bisogna diffondere. Perché non esiste soltanto il corri e spara nei giochi FPS, ve lo garantisco. Vi ringrazio ancora, vi do un abbraccio e vi auguro buon Natale a tutti i miei iscritti, dal vostro Blake.